Amici sportivi del Pertini Radio, non è venuta come Nicolò, però sono io, Francesco Gallizzi. Manca Nicolò oggi, ma abbiamo qui il buon Andrea. Oh, buonasera Fra, buonasera a tutti quanti. No, non è la stessa cosa, però devo dire che l'hai imitato abbastanza bene. No, manca quello squillo, mi viene a dire, di voce che ha lui. C'è pure qui il buon Fabio, direttamente in regia, come sempre. Ciao ragazzi. Come è andato il weekend? Devo dire, poteva andare meglio, poteva andare peggio, per i motivi magari di cui parleremo fra poco. Potrebbe essere un lunedì nero settimana prossima? Beh sì, decisamente sì, lo sarà sicuramente, perché allora, qua parte, o lo parte è già adesso. Lo è già adesso. abbiamo una bella classifica, un bel match day qua dietro di cui parlare. Poi immagino che tu abbia preparato tante robe per il tuo... Sì, per la puntata di Game Over. Oggi parleremo di appunto quello che è successo questo weekend in Serie A. Parleremo del trionfo di Djokovic all'Internazionale di Roma. E parleremo anche del mio road trip, diciamo, di Roma, per appunto andare a vedere la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, e della clamorosa, mi viene a dire, salvezza che ha completato la Pro Sesto questo weekend, esatto, allo Stadio Breda. La tua Pro Sesto, tra l'altro. La mia è di Nicolò, dai. Sì, sì, no, è esatto. Qui, è come se fosse qui. No, dai. Sì, la tua intesa, perché tu sei qua, logicamente. Però sì, poi io ti volevo chiedere un paio di cose sulla Pro Sesto, sulla Serie C, che sicuramente tu segui molto, molto meglio di me. E anche sugli internazionali, cioè pronta... Cioè, ti faccio io l'intervista a te, ti faccio. Va bene, va bene. Quindi, sensazioni... Partiamo da ieri. No, sì, io non vorrei addentrarmi troppo nel tecnico, perché poi per quello ci sarà anche, sì, no, anche il Calcio Club di venerdì. Mi faccio subito la marchetta. Come l'hai vissuta? In realtà ci sono tante cose che si stanno ripetendo nel corso della stagione che non sono successe. Che doveva succedere quello che... Sì, esatto. No, sì, più che altro mi... una cosa ci tengo a dirla, che la sto sottolineando spesso ultimamente: è molto bello vedere, dopo 12 anni dall'ultima volta, uno scudetto che si decide all'ultima giornata, un campionato italiano che rivede finalmente le due milanesi dopo tanti tanti anni competere per lo scudetto, perché comunque l'ultima volta appunto nel 2011, però poi il Milan in realtà vinse addirittura appunto con una giornata di anticipo nel 2010, cioè sono mancate tanto le Milan. Cioè, se il calcio italiano negli ultimi 10 anni è andato sempre più in declino, lo si deve secondo me anche molto alla mancanza delle due milanesi, che dovevano aiutare anche la Juventus ad andare a puntare sempre più in alto. Secondo me la Juventus si è un po' accontentata in questi anni e non è mai riuscita a fare il salto di livello, ma l'avrebbe potuto fare magari anche l'Inter e il Milan rispetto alla Juventus. Ecco, il fatto che ora siano tornate, che probabilmente l'anno prossimo ci sarà una Juventus diversa da quest'anno, ci fa capire che, a prescindere da come finirà quest'anno, il calcio italiano torna a ringhiare, torna a essere competitivo. Però mi viene da fare una cosa, da dire una cosa un po' puntigliosa, nel senso, non è che appunto, a parer mio, si è tornato ad un livello, però complice anche un downgrade delle squadre, nel senso, l'Inter ha perso Lukaku e Hakimi, ed è vero che il Milan comunque si è rinforzato, ma non in modo clamoroso, che ha trovato un portiere incredibile, però diciamo, secondo me il motivo per cui si è alzata la competizione quest'anno, purtroppo, è perché si sono abbassati i livelli. Tu mi parli di un livellamento verso il basso? Sì. Può darsi anche che sia così, però
questo livellamento secondo me aiuta un po' a migliorarsi l'uno con l'altro. Sicuro. Secondo me, cioè, se quando tu hai il Bayern Monaco in Germania che ti vince 10 campionati di fila, quanto effettivamente è migliorato il resto del campionato con il Bayern Monaco? Secondo me questo livellamento, diciamo che si sono un po' venuti incontro le cose, magari si è abbassato leggermente il livello di alcune squadre, ma si è alzato anche il livello di altre. Io penso che tante squadre, penso al Torino, penso all'Hellas Verona, penso al Sassuolo, penso all'Empoli, penso alla Roma, alla Fiorentina, sono tante squadre che hanno fatto meglio dell'anno scorso. Poi ci sono altre, il Milan che comunque ha fatto meglio dell'anno scorso, sì. Poi ci sono squadre che magari hanno fatto meno bene rispetto all'anno scorso e ai scorsi anni. Penso magari alla Lazio, penso, che comunque è quinta. Penso comunque alla come dicevi, alla Juventus, penso anche al Napoli. Al Napoli che aveva una grande chance quest'anno. Certo, certo, certo. Diciamo che secondo me la grande chance quest'anno ce l'aveva l'Inter, perché penso che viste le premesse di inizio stagione, io ci tengo sempre a partire dalle premesse di inizio stagione. Io mi ricordo cosa si diceva la scorsa estate: l'obiettivo sull'Inter era il terzo posto, l'obiettivo era qualificarsi in Champions, forse sarebbe stato difficile. Invece si è arrivato all'ultima giornata a lottarti lo scudetto, hai vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. E chi è mancata invece la Juventus, è mancata la Juventus. Proprio per quello penso che l'Inter fosse, dopo la Juventus, la squadra più forte. Però non sempre la squadra più forte vince. Io penso che il progetto del Milan sia nato in partenza come un progetto vincente. Questa ne è la dimostrazione. A prescindere da come finirà, il Milan sono due anni che partendo dai giovani, partendo da un mercato e delle scelte sostenibili, è arrivata comunque a lottare per due anni di fila per lo scudetto. Tra l'altro abbassando anche i costi di ingaggio comunque della società, perché certo, abbiamo visto Donnarumma, sembrava di andato via il top player della squadra, l'anno prossimo sarà un disastro. Con 15 milioni e un ingaggio minore rispetto a quello di Donnarumma, la società comunque è riuscita a trovare un sostituto fino a questo momento, a livello di rendimento, certo, migliore. Poi ovvio è presto per parliamo parlare. Comunque di uno che ha tenuto non so quanti, forse 16-17 clean sheet in una stagione, sono tanti. E comunque l'anno scorso ha vinto uno scudetto in Francia. Esatto, esatto. Ed è anche per questo che secondo me quest'anno pesa di meno l'addio di giocatori come ad esempio Kessié, che è sempre stato considerato centrale nel progetto. Secondo me ci si è resi conto che si può fare a meno di chiunque, se si trova il sostituto adatto, logicamente. Però Kier e Romagnoli anche. Esatto, esatto, è quello che dico. Sono tante scelte. Io penso anche a Theo Hernandez e a Leao, i due giocatori che hanno deciso la partita di domenica. Sono due giocatori su cui Maldini in persona ha insistito per averli. Maldini, io mi ricordo quando Theo Hernandez doveva venire dal Real Madrid al Milan, la cena insieme fra Theo Hernandez e Maldini, in cui Maldini lo ha convinto a venire. E questa è anche una vittoria secondo me di Maldini, perché se ne è dette tante in questi anni nei suoi confronti. Poi alla fine guardiamo dove è adesso il Milan, e guardiamo grazie a chi è lì adesso il Milan e da dove arrivava il Milan, esatto. Poi ci sono tante altre sfide interessanti. Qua, guardando il calendario dell'ultima giornata, ci sarà la sfida salvezza che secondo me sarà un po' compromessa da una squadra già retrocessa. Dici che magari il Venezia già retrocesso non andrà. Beh, c'è anche l'Udinese già salvo, se ci sì. pensi. Quindi in realtà sono entrambe sfide. Io ti dico, per quanto visto finora, lo meriterebbe davvero la Salernitana. Sarò un po' poco oggettivo nelle mie considerazioni che farò adesso. Però fra Cagliari e Genoa io penso che entrambe meriterebbero di andare in Serie B, per non solo per quest'anno ma per le gestioni che hanno avuto negli ultimi anni. Poi in realtà il Genoa adesso ha cambiato gestione, mi riferivo più alla gestione Preziosi, però devo dire che tutte le scelte che sono state fatte in questi anni non dovrebbero essere premiate con il mantenimento della categoria. Credo che alcune debbano essere premiate, scelte più simili a quello dell'Empoli, che ha deciso di puntare su giovani italiani, su un progetto serio, e non su altre squadre che decidono di prendere giocatori solo per fare le plusvalenze e poi non reinvestire quei soldi lì nella maniera più corretta. L'altro giorno stavo pranzando, io mentre pranzo uso il PC, nel senso mi guardo qualche video, e mi è uscito in un page su YouTube un video
che si chiamava appunto L'incredibile salvezza del Crotone di Nicola, da Chievo all'ultima giornata con la Lazio. L'ho guardato, ho detto è pressoché la stessa identica cosa che sta succedendo alla Salernitana, e mi auguro per loro accada. E mi auguro anche per Nicola, e mi auguro per Nicola che... grande allenatore. Esatto, proprio per quello, cioè mi auguro che gli venga data la possibilità di dimostrare di essere un grande allenatore, magari prendendo una squadra dall'inizio campionato, gestendola in maniera corretta, adeguata. Abbiamo, poi si parla di Nicola, sicuramente un ottimo staff alle spalle, perché è un lavoro che non si fa da solo. Vediamo che cosa è in grado di fare Nicola, vediamo effettivamente che livello e soprattutto può raggiungere. Tornando al discorso da dove si è arrivati, ricordiamoci che la Salernitana a dicembre era praticamente quasi spacciata, alcuni la davano già per esclusa. Assolutamente, era ultima con non so quanti punti di punti distacco. Di penalizzazione anche. Esatto, cioè è quello che dico, non... Mi spiace che Nicola venga visto sempre come quell'allenatore che deve salvare la squadra disperata. Credo che si meriterebbe, auguro che venga riconfermato, perché io credo che con Sabatini come direttore sportivo, un altro dei più sottovalutati secondo me dei direttori del nostro campionato e del panorama calcistico secondo me europeo e mondiale, perché è fantastico il lavoro che riesce a fare ogni volta Sabatini. Nainggolan alla fine è un lavoro di Sabatini, mi viene in mente uno. Ma sì, ma non solo, cioè ci sono tanti, anche quando è venuto all'Inter ha portato Skriniar all'Inter nello scambio con Caprari, cioè parliamo un attimo di quello che è diventato Skriniar nel corso degli anni. Però a parte questo, c'è anche la Salernitana a gennaio, a differenza magari di squadre come il Venezia, che infatti poi è arrivato ultimo, la Salernitana ha fatto un ottimo mercato. Andato a prendere quei giocatori di cui aveva bisogno. Beh, ecco. Si è preso, lo dicevo l'altro giorno con Nicolò, un giocatore che secondo me ha fatto la differenza è che si è ripreso una rivincita a Simone Verdi. Capito, cioè andare a pescare, a scegliere, selezionare questi tipi di giocatori vuol dire vederci molto molto lungo, perché poi è importante saper identificare questi giocatori. Io vorrei vedere la Salernitana l'anno prossimo in Serie A con la guida di Nicola, potenzialmente. Io mi auguro che venga riconfermato a questo punto. Dammi due colpi: chi si salva, chi vince? Chi si salva? Io credo. No, scusa, chi ha già vinto e chi si salva? Allora, ha già vinto il Milan, palesemente. No, beh, a parte tutto, credo che entrambe anche qua giocano con due squadre che non hanno nulla da chiedere. Quindi credo che il Milan abbia troppa voglia di vincere per poterlo perdere questo. Anche per prescindere dal gufaggio. Dopo che fai fuori, senza nemmeno pareggiare, Verona, Atalanta e prima Fiorentina. No, sì, ma pensa poi che un Sassuolo senza, diciamo, obiettivi incredibili non credo sia un problema. Sì, poi ci ricordiamo anche il Sassuolo di qualche anno fa con l'Inter senza obiettivi, che vinse 2-0 a San Siro, o 2-1 a San Siro. È sempre l'anno dello storica salvezza di Crotone, che andò a vincere con la Lazio a Crotone. Sì, esatto, proprio, proprio quell'anno magari lì. Magari si incroceranno gli astri, chi lo sa. Sì, c'è la luna rossa, c'è stata, chi lo sa. Ieri c'erano i satelliti Starlink visibili dall'Italia. Sì? Sì. C'era una striscia illuminata. Non è che erano tanti aerei in fila, no. Magari erano gli astri che si incrociavano, dava la vittoria dello scudetto all'Inter. Chi lo sa. No, per quanto riguarda la Salernitana Cagliari, te l'ho detto, io meriterebbe di più la Salernitana, e credo che una Salernitana in casa con il vantaggio di essere, cioè di avere di essere sopra in classifica, quindi intanto il Cagliari deve vincere, un po' come il discorso per lo scudetto. Intanto il Cagliari deve vincere contro un Venezia che non ha nulla da perdere, perché è vero che è già salvo, però puoi anche vederlo nell'ottica come non ha nulla da perdere. Abbiamo visto anche l'Empoli nelle ultime giornate, le partite che ha fatto quando non aveva nulla da perdere con l'Inter, è andata 2-0 su Venezia, dopo mezz'ora. Poi che gioca l'ultima partita in casa in Serie A, quindi magari potrebbe fare un regalo tra virgolette al pubblico. Esatto, e poi una Salernitana in casa che finora, trasportata dal suo pubblico, ha saputo davvero togliersi delle belle soddisfazioni. Vedremo, io la penso così. Fabio? Allora, anch'io, vabbè, sulla vittoria a scudetto, ragionando razionalmente, sono d'accordo, nel senso che il Milan comunque, cioè, è molto difficile che non lo vinca. Mentre invece nella lotta salvezza, allora ti direi Salernitana, ma per una questione societaria, perché è vero il discorso di prima di Andre, che comunque stanno facendo un lavoro molto, molto positivo. Però secondo me a livello sportivo, quindi di risultati, tutto, secondo me la Salernitana, cioè praticamente
la Salernitana mi viene in mente tipo il classico studente che non fa niente tutto l'anno e poi l'ultimo mese si recupera tutte le materie. Via tutto in un colpo. Quindi diciamo che secondo me a livello di risultati lo meriterebbe di più il Cagliari. A livello di risultati lo meriterebbe di più il Cagliari. Però su questa cosa qua io ti faccio un esempio molto generale. Il Real Madrid. Il Real Madrid ha fatto 120 minuti, no, 180 minuti delle sue semifinali di Champions, anche ai quarti in realtà, forse quasi tutti i minuti, da non qualificato per poi qualificarsi. Come le partite durano 90 minuti, secondo me il campionato dura 38 partite. Infatti, quindi secondo me il Real non lo meriterebbe di essere in finale. Ah, beh, adesso non vorrei essere linciato. No, sì, però quindi, però è il ragionamento che faccio anch'io a livello dell'Inter. L'Inter quest'anno è vero, ha espresso un gioco impressionante, clamoroso, si sono divertiti tutti. Con un gioco impressionante e clamoroso ne vinci 36. Le altre due le vinci con la grinta. E forse credendoci un po' di più. No, sì, esatto. Quello che l'anno scorso effettivamente Viene difficile fare il paragone con l'anno scorso perché c'erano giocatori quello diversi e un allenatore diverso. Probabilmente con l'allenatore dell'anno scorso non avremmo vinto la Coppa Italia e la Supercoppa e non saremmo arrivati in ottavi di Champions. Sono passi avanti che secondo me si devono fare a costo di perdere qualcosa dall'altra parte. Credo che il Milan abbia giovato proprio di quello di cui aveva giocato l'Inter l'anno scorso, ovvero del non essersi qualificato agli ottavi di Champions, perché l'Inter è proprio in quel mese lì che ha perso lo scudetto, secondo me, perché nel mese in cui ha avuto Liverpool 7 partite e 7 punti. Sì, esatto, oltre al Liverpool ha avuto tra l'altro un calendario allucinante con Milan, Roma, Juventus in Supercoppa, Fiorentina, Napoli, il Napoli, la Roma di nuovo in Coppa Italia, l'Empoli che vabbè l'hai portata ai supplementari, in più l'andata e ritorno con Liverpool, e dopo l'andata e ritorno con Liverpool è arrivata appunto la sconfitta col Sassuolo, quindi sono arrivate tutte nel giro di un mese e mezzo. In quel mese e mezzo lì il Milan ha tenuto il passo, ha perso anche lei dei punti importanti perché ha perso il punto con lo Spezia, però in una situazione normale col Milan che perdeva punti in quella maniera lì, l'Inter avrebbe allungato in maniera decisiva. Invece poi così non è stato e questo è il risultato alla fine. Cioè, è proprio quello che dico, cosa è cambiato l'anno scorso? Questo, tu migliori a livello europeo, perdi qualcosina a livello probabilmente nazionale. Dato che mi hai parlato di Coppa Italia. Eccolo, guardalo lì, con lo scudettino sul petto. Da scucire già da oggi. Infatti l'ho messa ieri la maglia dell'Inter, ho detto che poi non la posso più mettere, che mi fanno le battute sullo scudetto sopra, però raccontami un po' come è stata, come è stato figo non parlando solo di quello che è successo alla partita, ma figo in generale l'esperienza, nel senso mi è stata data l'opportunità, infatti ringrazio Fabio e Max di avermi lasciato appunto la possibilità di dei social, svolgere questa cosa, sì, appunto, e ho fatto una cosa stile for free free, mi viene da dire. Sì, è vero, anche a me è venuto in mente lo stesso esempio. Sì. Ho visto che vi sono piaciute le paste. Sì, di brutto. Cioè, una bumerata incredibile. Sì, soprattutto la matriciana, quella lì. Cioè. No, però è stato molto bello perché, sai, io pure sono andato all'Olimpico a vedermi un Roma-Inter di 3-4 anni fa. Ed è bello perché comunque arrivare all'Olimpico, tu passi sopra sempre il bello. Tevere, arrivi nel villaggio olimpico perché comunque ci sono con tutte le statue. Nonostante credo che lo stadio olimpico sia è il limite dell'inguardabile per una partita di calcio. Ma sai che dipende da dove sei, tu eri in curva o eri nel... Io all'Olimpico ho due tradizioni felici, nel senso, la prima volta che sono andato allo stadio olimpico fu la volta di Vessino, 3-2 con la Lazio, con di Vessino. Una partitina. Sì. E in quel caso ero in tribuna Montemario, però in alto, paragonabile al secondo arancio di San Siro. Sì. E non si vedeva male. Questa volta ero nel lato nord, perché hanno diviso i biglietti lato sud per la Juve, lato nord per l'Inter. Ero al lato nord in uno spicchio, non della curva, di distinti, che però era, diciamo, proprio la curva l'inizio del settore della curva. Esatto, okay. Sì, però erano proprio distinti, tutti erano seduti.
Cioè, guardando la coreografia dell'Inter, tu eri guardando l'angolo a destra, sì. Ah, l'angolo a destra. A destra, sì, okay, sì, okay. Sì, sì. E ti dico la verità. Io ho visto benissimo. Cioè, nel senso, non capisci la profondità e tutto. È quello. Poi è noi siamo abituati a San Siro, che comunque vedi bene anche in terzonello. Quindi, bello. Però... Paradossalmente, se sei un pochino più in alto all'Olimpico, vedi meglio, perché se sei sotto sei proprio schiacciato, sì, c'hai la pista, è la pista che ti frega, secondo me. Quando ti attaccano sotto, fidati che la pista non, come se non ci fosse. È impressionante. Ho avuto la sfortuna di vedere tutti i gol dall'altro lato, tranne quello di Calhanoglu. Ah beh, sì, è vero, perché era il secondo tirato tempo. Sotto il rigo, sotto la curva appunto dell'Inter. No, però è stato... bellissimo. Ah, sì. E a livello di sbandieramenti, perché io ad esempio sono andato a vedermi la semifinale, il derby, ero in curva, e io raramente vado in curva perché non sono, cioè, mi devo godere la partita. E tra l'altro ero laterale in curva, però avevo l'ultima delle bandiere degli sventolatori davanti. Fortunatamente i gol del primo tempo, l'unico gol che ho visto intravista è stato quello di Gosens. Però i primi, fortunatamente, li ho visti che era andato a posto. Però, cioè, anche io quando sono andato a vedermi Roma Inter all'Olimpico, c'avevo gli sbandieratori davanti. No, a livello di sbandieramenti no, perché l'Olimpico come era diviso? C'era proprio la curva, che era proprio divisa, diciamo, con due blocchi, un lato e un lato. Cioè, erano la curva è così. Sì. Qui ci sono due barriere, la parte in mezzo alla curva. La parte centrale. I lati, okay, sono i distinti. E nei distinti proprio non c'erano non c'era la curva. Okay, erano okay, proprio solo tifosi, quindi non c'erano bandiere, non c'era niente. Quindi per quello non ho avuto problemi. Per il resto, no, tutto bellissimo. Il ritorno a piedi? Il ritorno, vi ho raccontato cosa mi è successo al ritorno. Che hai fatto 40 minuti a piedi. Ah, quelli di... Sì, 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 io lo a so. A te non lo te so. L'ho raccontato. Allora racconto pure ai nostri ascoltatori. Allora noi usciamo, ero con altri due miei amici, usciamo dallo stadio, mi viene a dire, se mi state ascoltando, disorganizzazione a livelli cosmici. Cioè, siamo usciti dallo stadio, non c'era un tram, un autobus, una metro, un taxi, un Uber, ho chiamato, non c'era niente. L'unica cosa che c'erano... è strano, perché c'erano anche gli internazionali di Roma lì di fianco. L'unica quindi... cosa che c'erano erano i monopattini elettrici, ma avevano tutti il codice QR, perché bisogna... sbombolettato, cioè c'era proprio non riuscivi e non potevi, quindi vabbè, ce la siamo fatti a piedi dall'Olimpico. Noi stavamo in centro una notte a Piazza del Popolo, erano circa 4 chilometri e nel camminare abbiamo 4 incontrato non sono pochi, no, no, beh, però il poi tragitto... dopo la partita non li senti. Quello comunque ed eravamo tipo in 400 interisti, però eravamo tutti separati. Camminavo e vediamo questi cinque ragazzi croati, tutti con la stessa felpa, con i colori della Croazia. Allora diciamo, e questi cosa ci fanno qui? Gli abbiamo detto, cosa fate? Perché siete qui a vedere l'Inter se siete croati? Loro ci fanno, noi siamo i migliori amici di Perisic. Io li guardo e dico, cosa stai dicendo? Fa, no, no, siamo i migliori amici di Perisic. Ci ha tirato fuori il telefono, ci ha fatto vedere le foto di loro cinque, in campo, durante festeggiamenti, tutti abbracciati a Perisic, con la felpa, con quella felpa lì, erano veramente migliori. Ci ha spiegato che si conoscono da quando sono piccoli. E niente, nessuno parlava italiano, parlavano un inglese pessimo, e l'unico che parlava italiano era proprio, parlava italiano meglio di me, gli faccio, ma... E fa, io sono il traduttore ufficiale del Papa, dalla lingua croata. Io ho guardato e gli ho detto, cosa manca stasera? Gli incontri assurdi. No, no, e poi è successa un'altra cosa. Andiamo per tornare, attraversiamo, non c'era nessuno in strada. Come un pirla mi butto in strada, tra poco mi investe una moto, lo guardo, lui mi guarda e mi fa, vai. Lo guardo bene, chi era? Daniele De Rossi. Come De Rossi? Io lo guardo e dico, vabbè. Ma seriamente, questo sì, non... sì, sì. E poi adesso non... ho ma testimonianze, sicuro che era te lo lei. Giuro. E tutti, infatti, appena gli ho detto, oh, ma quelle De Rossi, amici, tutti si sono girati, ha preso, messo in moto, è andato via. Era lui, aveva la barba e il neo. Il neo è quello che ha lui qui. È. E poi un'altra cosa, adesso non so se ci crederete, perché vi giuro, due giorni a Roma ho visto delle cose che. Ha incontrato il Papa tramite in Spagna e ho incontrato Ilari Blasi. Come? Ve lo giuro, un mercoledì in Piazza di Spagna con una sua amica, io non l'avevo riconosciuta, perché è un po' cambiata rispetto a come guardavo io, prima le Iene, così. Posso dirlo, perché è un po' gonfia, cioè un po' botulinata, sì, no? Ecco.
Mi sa che ha mangiato troppa matriciana. Eh sì, esatto, è quello. Come darle torto dopo e niente, io ho detto non ero sicuro. Mi ha detto no, guarda che lei, infatti poi una ragazzina si è fatta una foto con lei. Allora, beh, ci crediamo. Sì, no, ho fatto 2 giorni, un giorno e mezzo a Roma. E hai visto due delle figure che probabilmente i romani non vedono per tutta la loro vita. Potenzialmente sì, esatto. Tu l'hai visto in 2 giorni. De Rossi e Ilary Blasi. Essere investito da Daniele De Rossi sarebbe stato tanta roba. Sarebbe stato bellissimo. Questo è il risarcimento, guarda. Lascia. No, perché era colpa mia. Ah, beh, vero. A me è successa anche una roba del genere a Barcellona, però non è che mi hai investito Messi. Però no, sì, letteralmente stessa roba, attraverso a caso, sbagliando, non fatelo ragazzi, guardate sempre quando siete a piedi, perché tu lo sai che in realtà la maggior parte delle persone che fanno incidenti, che vengono investiti da un mezzo di trasporto, da una macchina, vengono investiti, uno pensa quando c'è il rosso, no, quando c'è il semaforo verde. No, ovvio. Eh sì, quindi occhio, cioè giusto per farvi guidare più tranquilli. Nonostante tutto, la colpa di solito è sempre dell'autista, anche se poi è intorto il pedone. Esatto. Vabbè, niente, dopo comunque, questa digressione è andato tutto bene. C'era molto casino, marasma a Roma, perché c'erano anche gli internazionali, tra l'altro. Però abbiamo parlato col taxista, hanno detto che tendenzialmente quando si avvicina il periodo di maggio, dove c'è la finale, e gli internazionali è sempre così. Dicono che diventa invivibile, e soprattutto a mettere il dito nella piaga mi viene a dire c'era anche il caldo. Faceva un caldo, ragazzi, che era... Roma d'estate è tosta, perché sì, noi parliamo di Milano, che Roma è umida, ma mamma mia. Fra l'altro, durante gli internazionali, nella partita di Sinner, la partita di Sinner è stata sospesa perché appunto si è sentito male un tifoso nell'ultimo anello, e hanno sospeso la partita per 20 minuti per poi riprenderla. E siamo a maggio. Siamo a maggio. Per ho letto che dovrebbe essere l'estate più calda di... Ma sarà sempre, ogni anno sempre più l'estate più calda di sempre. Però è vero, io mi ricordo l'estate scorsa a Roma, 40 gradi, di sera, poi gocciolare di sera è una cosa che proprio non immagine sopportavo. Immagina i calciatori. Mamma mia. Ma infatti, tra l'altro, sentivo del cooling break. Io non la sapevo questa cosa qua. Il cooling break si può fare solo quando ci sono più di 31 gradi. Quindi se ci sono più di 31 gradi si fa il cooling break, perché ieri, non mi ricordo in occasione, o ieri o l'altro ieri, Sassuolo-Bologna. Forse era Sassuolo-Bologna, che non è stato autorizzato il cooling break perché c'erano 29 gradi. Quindi se però ci fosse stato 31 gradi invece si doveva fare. Secondo me è una cosa molto approssimativa, nel senso non credo che prima il cooling break si metta l'arbitro col termometro. E no, però effettivamente devi segnalare un limite, sì, probabilmente. No. Diciamo che non lo metterei esattamente a 29 gradi, perché non cambia molto fra 21 e 31, magari lo metti a 25, 26. Anche perché dopo che corri 90 minuti sotto il sole, diciamo che esatto. 29 e 31 gradi non fanno una grande differenza. Tra l'altro, incredibile, mi sembrava almeno di stare in città, l'ho notato che ci fosse una maggioranza di tifosi interisti. E i tifosi juventini ne ho visti di meno. O c'erano, ma non erano vestiti con le cose della Juve, le bandiere. Beh, sotto vogliamo il Colosseo parlare, vogliamo parlare anche delle coreografie. Dai, parliamo, ma è sempre così. Cioè, poi io credo che a Roma ci siano, dopo romanisti e laziali, credo che gli interisti ce ne sono davvero, davvero tanti. Perché ci sono un sacco anche di interclub a Roma. Credo che forse addirittura più dei napoletani, nonostante territorialmente sia più vicino Napoli. Credo che ci siano più interisti che milanisti e juventini a Roma, penso. Magari poi juventini ce n'è palesemente di più nel sud Italia, nel sud Italia, in Abruzzo anche, quindi anche centro sud Italia è pieno di juventini. Sì, lo dico perché vado da sempre in Abruzzo e lo vedo quanti gobbi ci sono là. Vabbè. Detto ciò, che un voto da 1 a 10 a questa serata qua. Allora, alla serata in generale, come è andata la partita, gli incontri, direi 10. Perché comunque quando ti ricapita di vincere una finale, vedere Daniele De Rossi, conoscere i migliori amici di Perisic E Ilary Blasi, non dimentichiamoci Ilary Blasi. A livello di esperienza anche, nel senso quello che ho fatto è stato una figata. Servizi un po' meno, gli servizi, no, servizi ragazzi impressionante, mai vista tanta disorganizzazione. Roma è così, Roma è tristemente così. Però è lo specchio del nostro... No, non voglio fare polemica. Vediamo un po' che belle foto che ci sono. Cos'è? Avevo sbagliato, stavo mettendo un video. Ostia, no, questo va bene, questo è bello.
Questo è molto bello. Si è scritta la storia. Si è scritta la storia sabato allo Stadio Breda. La Pro Sesto per il terzo anno di fila, l'anno prossimo, sarà, la prossima stagione sarà presente in Serie C. Tu ci credevi? Perché io no, mi ricordo, avevamo fatto una puntata tanti mesi fa, proprio con una Pro Sesto in fondo alla classifica, piena di difficoltà. E alla fine ce l'ha fatta. Alla fine ce l'ha fatta. E tra l'altro contro il Seregno, che contro il Seregno con derby. È un derby, e tra l'altro io lo dico da cesanese, perché sono di Cesano Maderno. Il Seregno a me sta sulle balle. Io l'ho sempre detto, io Seregno, e mi spiace. I seregnesi, chi ci state ascoltando, io c'ho proprio il rigetto nei confronti di Seregno. Mi spiace. Un saluto agli amici di Seregno. No, sì, sì, però quindi sono contento per la Pro Sesto. Era un modo carino per dire che sono contento per la Pro Sesto. No, è stata una cosa incredibile. Allora, mi viene da dire come prima cosa che quando la squadra ha bisogno, la città risponde presente. Nel senso, quest'anno al Breda, anche per la storia del Covid, non ci sono stati grandi picchi di audience, mi viene da dire. Ma fidatevi, ragazzi, che io in 3 anni che la seguo per lavoro, ma che la seguivo anche da bambino, andavo allo stadio con mio papà, non ho mai visto così tanta gente. Ho fatto il pezzo per il giornale e mi hanno chiesto, mi è stato chiesto appunto, di solito metto l'audience, c'erano 2500 spettatori. Io il Breda ci sono stato, 2500 lo riempi praticamente. Praticamente sì, l'unica cosa vuota era il settore ospiti dall'altro lato. Però era veramente... Ma perché non hanno venduto i biglietti? O cioè non è stata seguita la squadra? Seregno, no, perché in generale non è seguito molto Seregno in generale. Quando siamo andati a vederla andata a Seregno, sì, c'era tanta gente, ma erano tantissimi bambini delle scuole calcio che... Non era finita 1-1? All'andata sì. Vero? All'andata è finita 1-1 con un rigore del Seregno, come al ritorno, 2 rigori in 2 partite. Una leggera nota piccantina in questa dichiarazione, notata. 2 rigori. C'era il rigore? Sì, dai, adesso no, lo sì, puoi no, dire. No, tutte e due, okay, sì, okay. Sì, sì. Sentito, tra l'altro, poi dopo la prima partita, il portiere della Pro Sesto, appunto, aveva detto anche, l'avevo sentito sotto lì, che l'aveva effettivamente toccato. Lui poi è caduto, però quello di ieri era sacrosanto, proprio un ritardo nell'intervento, proprio prende solo la gamba. Ma la cosa incredibile di ieri è come è avvenuto il tutto. Nel senso, io ero lì in tribuna stampa, e c'era diciamo la dirigenza del Seregno e la dirigenza della Pro, ma era un clima proprio scottante, tantissimo, e la partita l'ha fatta praticamente il Seregno, l'ha giocata praticamente il Seregno fino al 60esimo. Al 60esimo il Seregno ha tolto Ze Gomez, che è un ragazzino, ragazzi, di credo sia del 2000, il miglior amico di Leao va spesso a Seregno a guardare le partite, ed è del Benfica B, ha fatto una presenza in Champions League alla qualificazione dei playoff con la Portimonense, ragazzi è devastante, è fortissimo. Hanno tolto lui e Jimenez, e il Seregno è praticamente finito. Jimenez lì ha giocato, autore del gol, giusto? Jimenez autore del gol, si sì, hanno giocato, no, Cocco autore, no, del gol su rigore, sì sì, e hanno giocato praticamente la partita sulla difensiva, corner allo scadere più o meno, 10 minuti dalla fine, cross spizzata di Toninelli, e mi viene da dire qui man of the season, giocatore della stagione, è arrivato a gennaio dal Como dopo un anno di difficoltà a livello fisiche e poche presenze, e ha fatto la totale differenza. Infatti si è preso il migliore in campo domenica, e spizzata di Toninelli e gol in tuffo di De Sena. Anche lui ne ha acquisto, è arrivato a gennaio. Quindi pensi che sia stato il mercato di gennaio a questo punto ad aver sicuro deciso questa salvezza? Sicuramente. A gennaio comunque la società, nonostante il direttore Colombo ha fatto un lavoro straordinario, nonostante anche le comunque rispetto alle altre squadre la poca disponibilità, diciamo, anche economica, quindi secondo me è stato un lavoro incredibile. Sono arrivati Toninelli, che è un giocatore
da Serie B, perché è stato per una vita il capitano del Como, che è salito in Serie B, e però appunto non aveva giocato perché ha avuto problemi fisici. È arrivato De Sena, che è stato decisivo con 3 reti, una all'Effe, una con la Pro Patria e una sabato ai, appunto, ai playout. E anche decisivo, però è stato un po' nell'ombra, Guido Marilungo. Non so se ve lo ricordate. Come no, certo. Comunque, quando è entrato insieme a De Sena, di solito il cambio fisso era il 70esimo, esce Capogna e... esce Capogna, di solito un centrocampista, ed entrano Marilungo e De Sena, e quei due quando entravano venivano spesso presi in giro, criticati dalla tribuna, ma sono stati secondo me decisivi a livello nella lotta a salvezza. Ma a questo punto, uno sguardo al futuro, l'anno prossimo come la vedi? Perché c'è questa salvezza raggiunta in extremis, proprio con 2 pareggi tra l'altro, e quindi per l'anno prossimo ti aspetti un campionato simile a questo? Che cosa pensi che debba essere fatto per fare uno step successivo? Non dico per essere promossi in Serie B, però perlomeno per andare a cercare una salvezza tranquilla, costruire per il futuro, perché immagino sia questo l'obiettivo. Sì, l'obiettivo sicuramente sarà la salvezza tranquilla e appunto mettere le radici per un futuro un po' più... più magari roseo, sì, esatto, più roseo. Quest'anno c'è da dire la verità che rispetto all'anno precedente il campionato era molto più difficile, perché 2 anni fa il campionato come si svolgeva? Il girone veniva fatto col criterio verticale, quindi l'Italia veniva divisa in 3 zone e si faceva tutto in verticale. Infatti il primo anno ci fu anche l'Olbia nel girone della Pro Sesto. Quest'anno hanno deciso di farlo in direzione orizzontale, nord, centro-sud, e la situazione si è aggravata in un modo incredibile. C'è stato il Südtirol fortissimo, la Triestina, che è comunque una grande squadra, il Padova, che andrà molto probabilmente in finale ai playoff. Quest'anno veramente era molto difficile la lotta in generale salvezza. L'anno prossimo bisogna vedere, nel senso, perché ci sono probabilmente qualche società che non verrà riconfermata, non perché appunto dei meriti a livello magari sul campo come playoff, così, ma a livello societario. C'è sempre, ahimè, purtroppo, sì, qualche nel società calcio, che è da forfè. Sì. E sale una squadra che ha un posto fisso, diciamo, in Serie C, ma anche in Serie B, è una squadra storica. Sale il Novara dall'anno scorso fallimentare appunto a livello societario, sale in Serie C e l'anno prossimo sarà un avversario. E soprattutto posto. Sale, in teoria, seguendo il criterio di quest'anno, potrebbe ritornare nel girone della Pro Sesto. Sì, sicuramente, ci sarà anche il Pordenone, sicuramente. Esatto, perché salgono e anche scendono. Sì, quindi... e il Vicenza anche, quindi sarà dura, ma bisogna vedere anche se le squadre che salgono dalla C saranno appunto confermate, perché comunque c'è un ingresso da pagare che... non è una somma leggera. Chiaro, chiaro. Ma riguardo alla Pro Sesto, che cosa serve? Perché forse ne parlavamo anche l'altra volta che ero venuto. Cioè, che cosa manca a questa squadra? Cioè, dov'è che si deve migliorare secondo te? Purtroppo molti giocatori che sono arrivati a gennaio sono arrivati in prestito. Paradossalmente è quello che è successo alla Cremonese. Nel senso, la Cremonese l'anno prossimo molti giocatori torneranno al prestito. Purtroppo tornerà Ghezzi, che dopo Toninelli è stato il migliore nella stagione, quello che nel periodo proprio più nero ha tenuto, diciamo, la bandiera in mano. Bisognerà soprattutto rimpiazzare lui, trovare un attaccante di peso e di gol presente tutta la stagione, perché quest'anno è stato trovato Capogna e ha avuto una sfortuna a livello fisico quest'anno, è stato male a livello influenzale. Ma di Covid? No, ha avuto, non mi ricordo cosa, ma non il Covid, comunque qualcosa che ti proprio distrugge, sì, ed è mancato per un periodo. Debilitato in maniera, sì, forte. Ed è mancato per un bel periodo e soprattutto io direi bisogna mettere a posto la difesa. Perché la soluzione quest'anno è stata cambiare, diciamo, dalla difesa 4 iniziale a passare ad una difesa 3, andando a, diciamo, parare il lato degli esterni.
dove con la difesa 4 c'erano grandi problemi sui terzini, col cambio diciamo alla difesa 3 a centrocampo potevi permetterti di mettere anche due giocatori un po' più offensivi e dare qualcosa di più in attacco e qualcosa di meno in difesa. Quindi due esterni sicuramente, dato appunto che Gezzi se ne andrà via, e purtroppo se ne andrà via anche Brentan, che è una grande promessa del calcio appunto italiano, della proprietà della Sampdoria. È difficile dire non puntare sui prestiti quando probabilmente è la scelta più economica, sicuramente più utile, sarà, però... sicuramente tutto si baserà su quello. Ma il settore giovanile come è messo la Pro Sesto? Non benissimo. A livello di calcio femminile molto bene, in Serie B la squadra. No, sì, ma ho visto infatti, però mi incuriosiva però appunto per il settore giovanile fa molta fatica. È stato trovato un gran giocatore quest'anno in prestito anche lui ad Amoli. Stato decisivo parecchio, tra l'altro alla Pro c'è la tradizione dei figli d'arte. Abbiamo il figlio di Cristiano Lucarelli, presente tra l'altro Cristiano Lucarelli sabato scorso a Seregno a vedere il figlio, e il figlio di Maldini. Eh beh sì, è vero. Non lo so, sai, io sono molto sempre convinto che partire dal settore giovanile non è mai una cattiva idea, però deve essere proprio una cosa che costruisci nel corso degli anni, non che dall'anno prossimo dici di puff vado a picchiare. Sì, ovvio. Però sai, secondo me potrebbe essere, è sempre una soluzione utile al non ho i soldi per prendere dei giocatori rispetto ad altre squadre che hanno più soldi di me da investire sul mercato, e quindi puntare sul settore giovanile potrebbe essere un'idea intelligente. Però vabbè, io sono un inguaribile romantico, un sognatore, a volte faccio queste dichiarazioni un po' utopistiche, che però dovrebbero essere la normalità a volte. È una cosa che non dico che non colpisce, diciamo, solo la Pro Sesto, secondo me certo. In generale a livello di settore giovanile nel calcio italiano l'abbiamo visto con la nazionale. Eh no, sì, certo, proprio mancano per quello le strutture, mancano la mentalità e mancano tante cose. Non è secondo me solo un problema appunto che riguarda la Pro Sesto, ma purtroppo tutto il calcio italiano. Ho visto un video l'altro giorno su Twitter, l'ho fatto vedere a mio papà, che diceva come mai in Italia non si gioca una coppa stile FA Cup, dove una squadra di Serie A va a giocare ospite in uno stadio di una squadra di Serie C. E c'era la risposta, è questa, due punti. C'era il video di un campo da calcio, mi sembra del Cerignola, completamente allagato, ma completamente allagato, col giocatore del Cerignola che salta a centrocampo, il campo che fa così. Proprio... E dici, se ecco non perché si parte da quello, evidentemente. Ah, sì, assolutamente, assolutamente vero, sono d'accordo. Vabbè, hai detto tutto quello che volevi dire sulla Pro Sesto. Sulla Pro Sesto, sì, dai. Diciamo, allora, abbiamo chiuso per quest'anno, anche quest'anno. Ce lo siamo levati. Il gioco, esatto, il dado è tratto. Speriamo appunto in una campagna acquisti estiva di livello e che permetta alla squadra di rimanere in Serie C senza grandi problemi l'anno prossimo. Allora, c'è un figlio d'arte che potreste prendere, che c'era un giocatore che si chiamava Haaland, giocava al City tanti anni fa, c'è il figlio che è bravino, non so, giocava al Dortmund, magari vuole venire. C'è pure un portiere che non è male, che si chiama Schmeichel, gioca al Leeds. Sì, ci starebbe. Ma mi serve il portiere? No, no, dai, il portiere lo lasciamo. Quest'anno ha fatto il suo lavoro. Chi è quest'uomo qua? Chi è questo? È uno che si è preso una grande rivincita, sì, direi, dopo sì. tanta, lo dico in inglese perché magari è un po' più sì, bello, tanto ci bannano comunque, no, tanta shitstorm, dire. Sì, però allo stesso tempo non sono contento che abbia vinto, ma credo che quello che è stato fatto, sì, no, in Australia fosse corretto e che paradossalmente gli possa essere servito, cioè, però è stato esagerato il modo in cui dopo è stato mediaticamente esagerato, come se spesso succede e come spesso è successo in questi casi con tutte quelle persone che si sono espresse in maniera forte su questo tema qua. Quindi credo che però fosse giusto, tutte le scelte che sono state fatte siano state giuste. Mi spiace che un campione come lui, un esempio per molti, abbia avuto queste dichiarazioni spiacevoli, abbia fatto queste scelte che per quanto siano personali, legittime, però vanno a influenzare un po' l'opinione generale. Se c'hai un idolo
e il tuo idolo che dovrebbe dare il buon esempio fa queste cose qua, secondo me hai un po', porti con sì. te un po' di responsabilità con le scelte che fai. E in ogni caso però sono contento e credo tu sia d'accordo con me nel dire che questo sarà un modo per ringranare e per ripartire come stava andando alla grande sì, prima. Perché comunque ha avuto da Melbourne, ha avuto 3 mesi di che era sotto i riflettori per qualsiasi cosa, comunque ha avuto anche uno stop a livello agonistico, quindi non si è potuto allenare come voleva e quando voleva, si è presentato a 2 tornei che non sono andati bene, in uno è uscito contro il 46esimo al mondo e direi che secondo me è tornato il momento, è tornato il suo momento, nel senso anche lui secondo me è ormai consapevole di essere effettivamente tornato e di aver rimesso benzina nei motori. Sì, ha ripreso il ritmo semplicemente, sì. Un po' come quando torni da un infortunio. Anche perché se dopo un set lasci 6-0 l'avversario in finale, dici sei tornato proprio in grande stile. L'ultima al tiebreak, però comunque 7-6. Il risultato sì. Fabio stava dicendo che stava guardando il secondo set e sperava in qualcosa di un po' più no, allora, lungo. Beh, in finale ho tifato Djokovic perché comunque mi piace molto come giocatore. Speravo che il secondo set lo portasse a casa Tsitsipas, ma solo per il gusto di allungare un po' la partita, no? Ma sì, un po' come quando guardi una partita di calcio ed è 1-0 e speri che faccia l'1-1 al 90esimo per andare supplementare. Esatto. Oltretutto al secondo set, dopo il primo set 6-0, vabbè, nulla da dire. Il secondo set a un certo punto erano 4-1 per Tsitsipas. Sì, cioè, e Djokovic è arrivato sul 6-6 e poi sono andati al tiebreak. Cioè, quindi anche questo dimostra proprio la grandezza e il riconoscimento di avere davanti il numero uno. Eh sì, ma anche la forza mentale di un campione che dopo tutto quello che ha passato, dopo tutto questi 3 mesi qua in cui ha perso poi col 46esimo al mondo, vince il primo set 6-0 e perdendo, essendo in svantaggio 4-1, poi vai a recuperare e vai a vincere al tiebreak. Mi è venuto però un po' in modo ironico da dire quello che è successo anche un po' a Sinner. Sinner la partita con Tsitsipas la stava perdendo 3-0 e l'ha ribaltata ed è andato a perdere comunque il primo set. Sì, 7-6. Però comunque è un po' una, sta diventando man mano una bestia nera Tsitsipas per Sinner, perché ci sono stati tanti incroci fra i due. C'è stata forse solo la vittoria di Sinner agli internazionali di non mi ricordo dove. Io credo che nei due scontri, adesso vado a curiosare, ma credo che Sinner abbia vinto solo una volta con Tsitsipas, sì, a memoria. No, mi sembra di no anche. Neanche mi sa di, forse una volta, ma non sono sicuro. Perché io mi ricordo erano ancora i primi incontri, erano tipo 2-1 per Tsitsipas per Vittorio. Quindi adesso però tutti gli incontri che hanno avuto successivamente ha sempre vinto Tsitsipas. Sì, poi comunque prima di Tsitsipas ha fatto fuori Fognini. Certo, è quello. Poi non vorrei soffermarmi troppo su Sinner, perché preferirei non parlarne, perché più se ne parla più si crea troppe pressioni su di lui. Io credo che ragazzo che deve ha ancora tanto potenziale ed è quello che spiace, che è un potenziale che rimanga inespresso, è quello. Poi vedi altri giocatori magari della sua stessa età, se non addirittura più giovani, che tu ne hai citato uno su tutti che è il futuro del tennis mondiale, se non addirittura già il presente in parte, che alla fine il talento l'ha fatto esplodere fin da subito, quindi è lì sta la differenza. Sai che io ho paura che questa cosa si riconduca anche a livello calcistico, cioè a quello che abbiamo parlato poco fa nel calcio, nel senso, prendi in generale tutti gli sport, MotoGP, calcio, tennis e basket. La Spagna tira fuori dei giovani un potenziale incredibile, cosa che in Italia comunque facciamo molta fatica, perché Sinner nessuno lo mette in dubbio, è mostruoso, ma come mai in meno tempo e a meno anni Alcaraz si è preso praticamente la scena in mano andando a battere Djokovic, Nadal, Tsitsipas Zverev, scusa. È anche un discorso, cioè forse perché siamo in Italia e se ne sente parlare di meno, ma alcuni spuntano un po' dal nulla. Sì. Cioè Alcaraz non dico che è spuntato dal nulla, perché è anche molto giovane, però
se ne è sentito parlare molto poco fino a quando ha avuto l'exploit definitivo. Quindi forse anche questo è anche un discorso del far crescere il giovane talento nell'ombra senza dargli troppe responsabilità, dici. Esatto, ma perché un giovane non ha bisogno di quello, il giovane non ha bisogno di della pressione eccessiva, il giovane ha bisogno di giocare e di divertirsi e di esprimersi al massimo del suo potenziale fin da subito senza pressioni. Poi come disse Dionisi, le pressioni te le come disse esatto. Dionisi su Scamacca, Raspadori e Berardi. Esattamente. All'inizio del campionato si parlava tanto di Scamacca e Scamacca andava penso a Lucca del Pisa, cioè Lucca è sparito e Ken. Probabilmente Ken, cioè capito, cioè, poi è vero che poi magari alcuni sono alla fine magari non erano così forti come si pensava. E quando il Barcellona ha tirato fuori giocatori che diciamo faranno la storia del Barcellona, Pedri viene da un Barcellona certo completamente un Barcellona in cui non c'erano aspettative sì. nei confronti della cantera, perché erano anni ormai che la cantera non tirava più fuori nulla, così come il tennis. Certo, assolutamente, ogni cosa, cioè nel senso è il brutto vizio italiano che si ripercuote dalla società allo sport e a tutti gli sport in generale. Quello di cui stiamo parlando adesso secondo me è l'esempio lampante. Poi bisognerà vedere, c'è ancora tanto tempo, c'è Sinner, parliamo di un giocatore ancora giovanissimo e mi auguro che riesca, cioè se già adesso è lì, io mi auguro che un giorno possa ambire a lottare con i migliori come già sta iniziando a fare in alcune occasioni. Se farlo con continuità secondo me lo aiuterà ad essere sempre più in alto, perché alla fine per essere il migliore devi sfidarti con i migliori e logicamente batterti, però inizia a sfidarli i migliori nei grandi tornei. Cioè, comunque Sinner ha ricevuto anche tanta approvazione dallo stesso Djokovic, che ha riconosciuto il talento. Si allenava si scalda insieme, con molte volte capita che chieda appunto a Sinner di scaldarsi con lui, capito? Cioè quando hai un riconoscimento da lui, da quest'uomo qua nella foto, capisci che effettivamente c'è. Può darsi che sia stato anche controproducente questa cosa qua, il fatto di sentirsi troppa pressione addosso perché c'è il numero uno al mondo. Sicuramente. Chi lo sa, ma magari sì, magari dipende. Però quando dall'altro lato vedi uno come Alcaraz in un torneo fare fuori Djokovic, Nadal e Zverev, sì, a 19 anni appena compiuti, dici... Sì, è vero. E secondo te quanto ci impiegherà Alcaraz a... Quello chiedo anche a Fabio, logicamente. Quanto ci impiegherà Alcaraz a raggiungere il top della classifica ATP? Al top quando si ritirerà Djokovic? Quando si ritirerà Djokovic? Dici, o quando Djokovic sarà su? Sì. Quanto starà ancora Djokovic secondo te al top? A livello di età comunque c'è, quindi ancora 3 anni secondo me li può fare senza grandi problemi. 3 anni? 3-4 anni al top, sì. Fabio, tu cosa dici? Perché è difficile capire esattamente quando un giocatore, perché Federer sì adesso, però Nadal è ancora lì e Djokovic, però Nadal ha perso molto. Certo, cioè, ma è logico che sia così. No, allora su Djokovic anch'io più o meno la penso come Fra, secondo me più di 4 anni proprio al top non li può fare, anche perché più che altro poi arrivava appunto una questione fisiologica. Quindi per quanto riguarda Alcaraz, secondo me, cioè, secondo me già l'anno prossimo può essere tra i top 10. Cioè, ma proprio facile. Adesso com'è nella classifica ATP? Anzi, secondo me chi? Alcaraz. Nella classifica ATP non è altissimo. Djokovic è tornato primo. È salito Sinner. E beh, comunque è arrivato ai quarti Sinner. Quindi guarda, te la dico prima di subito. Abbiamo Sinner che è dodicesimo. Berrettini vabbè nono, Djokovic che appunto è di nuovo primo, Medvedev secondo, Zverev, Tsitsipas, Nadal è sesto. Alcaraz, attenzione ad Agusim, anche lui un grande, quella live io sto guardando, un grande talento. Ah, pensavo fosse più indietro Alcaraz. No, è salito avendo vinto, sì è vero. No, stavo guardando anch'io, sì, ci attenzione sono. Anche a Agusim, quello è un grande talento francese, vista, canadese, sì. Gran giocatore, sì. Se è canadese aveva, faccio il tifo per lui. Francese canadese. Aveva messo in grande difficoltà Berrettini a Wimbledon, sì. Mi sembra in semifinale. O in semifinale o sì. Quarti di finale. E credo che fossero andati a all'ultimo set. È sopra Berrettini, ottavo. Sì, no, un gran talento lui. Però secondo me
credo che per Alcaraz sia strada proprio spianata. Poi Mancino, ragazzi, certo. come un altro spagnolo lì dietro. Tra l'altro mi viene da ridere, sai, io quando penso al tennis si fanno tanti nomi come Djokovic, Nadal, Federer, che entrano anche nell'immaginario collettivo. E poi ci sono quei poveri cristi di tipo Medvedev, Zverev, che sono sempre lì, tipo secondo, terzo, quarto. Però anche loro sono fortissimi. Sì, però sai, quando pensi al che ne so, al tennis degli anni 2000, pensi a Federer, Nadal, non pensi però a... Però allora lo puoi paragonare al calcio. Ci sono stati Messi e Ronaldo che... erano irraggiungibili quando un po' di tempo fa c'erano Del Piero, Zidane. No, però nel senso ci sono quei giocatori, cioè non hanno raggiunto quel, cioè Alcaraz lo capisci che può diventare il nuovo, cioè, non per caratteristiche, però può essere il nuovo dei top, cioè dei top 3 di Djokovic, Nadal, Federer. È come poi Mbappé. Tutti gli altri. Esatto, sì. No, mi viene da ridere perché penso a quelli là e sento parlare tantissimo di tutti gli altri e di loro si parla davvero poco. Poi alla fine sono lì. Sì, capito? sì. Quindi è curioso. Come anche la Formula 1 negli ultimi anni. C'è stata, in Serie A negli ultimi anni, Juventus e basta. Sì, ma perché in realtà chi vince scrive la storia. Sì. Chi perde spiega. Perché fa una piccola citazione. Poeta. No, è una piccola citazione di non mi ricordo neanche più di chi cacchio era. L'ho fatta, ma perché cioè, ormai è diventato un meme del nuovo allenatore campione d'Italia. Ah, beh, certo, sì, di Pioli, che pirla. vero. Vabbè, chi visto. Perde spiega. Chi perde, quando spiega. L'Inter perse il derby del 2-1 riguardo al fallo di Sanchez Giroud. Capito. Vabbè, speriamo di spiegare tantissimo allora settimana prossima, dai. A livello di fantacalcio, come siamo messi a livello di servigli e fantacalcio? I prefer not to speak because if I speak I'm in big trouble. Quindi, io incredibile, è successa una cosa incredibile. Io mi sto giocando il primo posto. Sono primo a meno 2. Cioè a più 2 sul secondo. Secondo a meno 2, il primo, e quello che doveva giocare contro i Messi ha dimenticato la formazione. Quindi è tutto nelle mani dell'altro. È però la stessa situazione Milan Inter, sono a meno 2. E in caso di pareggio però salgo io. Ah, ok, sei in vantaggio in scontri diretti. Quindi è più Inter-Lazio della qualificazione. Quella che hai visto te allo stadio all'Olimpica. Visto come si chiudono i cerchi di tutte le cose. È il destino. Quando ero allo stadio, sai cosa mi disse un tifoso dell'Inter? Parlavamo in generale di quello che sta succedendo nel campionato. Mi guarda e mi fa: quanti anni hai? Io gli faccio 21. E lui mi fa: allora sei troppo giovane, tu ricordati che... È una cosa che mi dice sempre anche mio padre. Io 10 anni fa, ero in no, 20 anni fa, ero in questo stadio e noi siamo in debito con la fortuna. E con questo direi che ci possiamo... bella, no, questa è bella. Bella, perché dopo tutto chi vince festeggia, chi perde spiega. Dopo tutto è così. E con questo direi che per oggi è tutto, ma proprio definitivamente. Abbiamo detto tutto. Ci vediamo lunedì, che tra l'altro ho un esame e se il Milan dovesse vincere il campionato in più vengo bocciato all'esame, per me lunedì potrebbe essere... Sarà un bellissimo lunedì, sarà proprio. Esatto. Posso fare la marchetta di fine puntata? Sì, ovvio. Venerdì facciamo logicamente il pre-weekend di campionato, il final countdown, il countdown finale per logicamente Calcio Club dalle 17 alle 18. Devo ancora organizzare lo studio, devo capire bene chi ci sarà, io e Federico sicuramente, con Fabietto in regia. Fabietto, ci sei venerdì, giusto, in regia? Certo. Posso. Noi tre sicuri, poi vediamo chi invita. Hai da fare venerdì? Non lo so. Ne parliamo, vediamo. Sì, ci organizziamo. Le faremo sapere. Grazie mille comunque per avermi invitato qua. Ci mancherà, è sempre un piacere. Ci vediamo lunedì prossimo, sarò probabilmente ancora solo io col nostro Nicolò che è a lavorare. Dice lui, poi ai Caraibi. Ai Caraibi. A lavorare. Ciao ragazzi, ci vediamo lunedì prossimo con Game Over. Ciao.